diciamo così, senza voler offendere nessuno, Einstein. Abbiamo avuto varie fasi, varie diciamo, periodi storici e filosofici che derivavano dalla conoscenza della realtà, dalla conoscenza della natura e delle sue leggi, le leggi che determinano diciamo, il comportamento della natura. Noi oggi abbiamo tutte le carte in regola, tutte le conoscenze scientifiche e tutte le capacità per poterle mettere in atto per andare a fare un altro ulteriore passo quantico. E mi ero portato già un bel dossier per poter fare un discorso, diciamo, un po' più ponderoso di una mezz'ora, ma lo cerco di sintetizzare in poche parole. In tutte le costituzioni dei paesi occidentali, tutte, c'è l'articolo che elogia e stabilisce e tutela e garantisce il lavoro a ciascun cittadino. In Italia è l'articolo 2, eccetera, e altri. 41, 41. Ma è fondamentale comunque. Tantissimi, 4, tantissimi, sono tantissimi, che per un verso o per l'altro dichiarano la effettiva sovranità del cittadino attraverso la realizzazione del proprio lavoro. Questo oggi non è più possibile. Ci abbiamo quell'infame che dice che il nostro caro Presidente del Consiglio, che in realtà sappiamo bene che è un povero demente, acclamato e conclamato, perché c'è una sentenza della Corte dei Conti di Firenze, di Toscana. Toscana, che stabilisce che il signor Matteo Renzi è incapace di intendere, di volere, e per quel motivo lì non è colpevole, non è condannabile, pure se è colpevole. Si è fregato i sordi, poverino. Questa è una sentenza che pochi conoscono, cioè noi abbiamo a capo del governo un povero demente. Lo ripeto in modo, sì, in modo tale che si capisca molto chiaramente. Si capisca bene. Allora, in questo stato evolutivo, in cui il capitalismo controllato dalla finanza internazionale da sempre, oggi però quella stessa finanza internazionale ha fatto proprio un modello di azione di capitalizzazione e di arricchimento attraverso la finanza creativa, non investe più sul personale, sull'individuo, ma investe in quel po' che rimane nella cibernetica, nell'informatica, nella telematica, e non solo quindi nell'invasione dai paesi poveri terzomondisti verso la ricchezza dell'Occidente o della Cina verso un possibile canale di sbocco delle proprie merci. Investe in qualcosa che è diciamo sano per concetto, non deperibile, non distruggibile, eccetera. Quindi il lavoro umano, entro già adesso, ma entro 10 anni, nelle fabbriche l'85-90% del lavoro sarà svolto automaticamente dalle macchine. Entro 2050 non ci sarà più un umano nelle macchine, nelle fabbriche, perché le macchine stesse si riprodurranno. Quindi entrerà in competizione una nuova generazione di un genere di vita non più biologica come siamo noi, ma meccanica. E noi dovremo fare conti con questi qua, in competizione con loro, e perderemo. Non c'è via di scampo. Allora l'unica soluzione in tutto questo è quella di riuscire a mettere insieme un pool che gestisca da adesso le memorie e le chip, le condizioni alla salvezza del genere umano, le macchine, in modo che le macchine, quando si elaboreranno, si evolveranno, avranno come principio prioritario, come noi, di salvaguardare. Noi oggi cerchiamo di salvaguardare la natura, la flora, la fauna, allo stesso modo il nuovo genere dominante, che saranno le macchine, dovranno salvaguardare la fauna, la flora e il genere umano. Questo fino ad oggi io non l'ho sentito dire da nessuno dei nostri politici, non solo italiani, a livello mondiale. Pensano a fare la guerra in Siria, a fare la lotta con l'ex Unione Sovietica, con la Russia, a fare la guerra dove capita per cercare di rubare il rubabile, ma nessuno ha detto ancora una parola su questo tema che è vitale, è di sopravvivenza della specie, non è
di un individuo o di un altro individuo, di una nazione, di una tendenza filosofica o di altro, è della specie. E quindi questo dobbiamo cominciare a pensare, non tanto noi a difendere chi è meno, più debole di noi e che serve anche a noi, e cioè la flora e la fauna, ma a difendere il genere umano e con, lo, e con noi ovviamente tutto quello che ne consegue. È possibile cercare di trovare una soluzione in altro verso, compatibilmente con questo discorso ovviamente, ma cercando di immaginare una flora e una fauna addomesticati in maniera diversa. Non possiamo pensare di avere le foreste da Roma a Parigi come quando c'erano i romani, che ci volevano 20 giorni di attraversamento di foreste per arrivare a Parigi. Oggi non c'è più e non lo possiamo neanche pretendere. Allo stesso modo, fra 10, 20, 50 anni non potremo pretendere di stare in un luogo come questo. Dovremmo accettare l'accettabile. Ho finito. Grazie. Grazie.